La pandemia ci ha costretti a stare in casa, ho ripreso in mano la chitarra che comunque era un po' che non provavo a registrare qualcosa, sento che il suono mi piace e da lì, dalla fine di marzo a metà maggio, il disco è saltato fuori. Ciao Riccardo, ciao. Benvenuto. Grazie. Ambientazione molto bucolica, ma ci sta. È adatta, secondo me, un po' il contenuto dell'intervista. Poi una chitarra ti sta sempre bene. Esatto, poi questa potrebbe diventare un po' come la chitarra di Willie Nelson, che è quella che ha tutte. Lui la suona, secondo, ha sempre suonato quella, ormai è bucata, no? E quindi continuano a dire te la dobbiamo mettere a posto. Dico, no, ma va bene così. E magari un giorno la mitica chitarra da 27,90 euro potrebbe avere il suo perché. Che anche questa chitarra ha una storia, ma adesso intanto raccontiamo chi sei. Allora, sono Richie Rambert, alias Riccardo Galloni, musicista, principalmente cantante e parmigiano. Ormai sono 20 anni che suono, perché nel 2000 ho cominciato a sognacchiare di avere una band. Nel 2001 la prima band, che poi è stata fondamentalmente la mia prima e unica band di riferimento, ovvero Sole Cesi Pedestri, punk rock, poi rock and roll. E adesso sono passati 20 anni e alla vigilia dei miei 37 sono ancora qua che suono, che sì, scrivo, suono, scrivo, suono poco, perché poi magari sviscereremo anche quello. Sono nel 2019, ho deciso di fare un anno senza concerti, a parte qualche piccola eccezione, e vedremo se il 2020 post covid, che pare sia mi abbia ascoltato, mi permetterà di interrompere questa mia decisione, oppure se continuerà. Però insomma, suonare, scrivere e suonare rimane una mia costante e una cosa che non ho intenzione di perdere, insomma. Parlavi di punk rock, sì. Quindi sei partito così, con queste origini, e ora sei ancora lì oppure hai cambiato genere? Sono partito dal punk rock perché principalmente perché un disco mi ha folgorato, i Green Day della fine degli anni 90, il loro penso terzo disco uscì nel 97, io ero veramente un ragazzino perché avevo 14 anni. Me lo fece ascoltare un ragazzo che ora non mi ricordo bene il contesto, e quel sound lì mi ha veramente folgorato, pressoché molto simile a quando vidi per la prima volta la pubblicità dei Levi's con sotto la canzone dei Clash, Should I Stay, Should I Go, che anche quella era un sound che io dicevo che canzone incredibile, tant'è che quando ho iniziato a suonare i ragazzi che giocavano con me a calcio mi dicevano: ma quindi che cosa suoni? E io ero talmente fuori dalla storia che non sapevo neanche dire Green Day, punk rock o punk. E io dicevo: boh, io suono, mi piacciono i Green Day, ma non riuscivo a dire ma che musica fanno, indie rock, rock, boh. Sentiamoli. E beh, adesso sentiamoli. Mi metti in difficoltà con sentiamoli, i Green Day. Dai, sai qualcosa? Qualcosa dei Green Day? Sì. Allora, this is a public service announcement, this is only test. Emergency evacuation protest. May impair your ability to operate machinery. Can't quite tell just what it means to me. Keep on the reach of children, take to stranger, put your philosophy from a bumper sticker. Warning, live without warning. Without, alright. Bello, qua erano bravo. Già nello sfondo rock, diciamo, però io proprio non riuscivo a capire, finché poi un'amica, che poi è stata la mia, posso anche dire chi è, Francesca Linovi, che ora bassista professionista che suona tuttora,
e mi disse: sono un gruppo punk fondamentalmente, poi c'è la storia i venduti, non venduti, però io ero talmente fuori dalla, cioè, ma non perché io fossi fuori, nel senso che non mi interessava la cosa intesa come dargli un nome o un'etichetta, a me mi aveva talmente tanto stregato il sound che io volevo fare una band così. E poi hai fatto canzoni tue? Poi ho sempre comunque scritto, a parte proprio un inizio di, diciamo, di carriera, primo periodo proprio corto, i primi concerti dove per iniziare erano cover, le canzoni che si suonicchiavano, ho cominciato a scrivere quasi da subito. Sia la musica che i testi? Sì, sia la, diciamo, la musica, una sorta di spina dorsale che poi, come sempre, portavo in sala prove e con la band si sviluppava. Però sì, fondamentalmente ho sempre scritto canzoni mie, e tant'è che poi nel 2004 è uscito il primo disco. Che si chiama? Che si chiama Ritorno al Futuro, sono tutte canzoni originali, peraltro non tutte in italiano, perché le ultime erano una sorta di deviazione rock americana in inglese, però fondamentalmente un disco punk rock italiano, anche se secondo me è il disco più rock che abbiamo fatto, però... E qual è la canzone di quel disco che ti piace di più? Allora, c'è una cosa che mi piace molto di quel disco, è che non ce l'ho, cioè non ho fisicamente una copia, perché ne avevamo stampate poche copie, tipo 500 copie, e sono diciamo andate esaurite un po' tra le vendite, le vendevamo solo ai concerti, e io non trovo più la mia coppia, e sono tanti anni che non la sento, e mi piacerebbe riascoltarlo. E nel disco c'è Patente a Punti, che è il brano, diciamo, che un po' tutti conoscono, un po' perché scherzosamente prendevamo in giro i vigili urbani, però ci sono queste canzoni in inglese che vorrei riascoltare, perché secondo me qualcosa di buono c'è in mezzo. Però secondo me, anche se molto immaturo, infantile, acerbo, probabilmente il disco più bello. Dai, facci sentire qualcosa. Ti farò sentire, censurando il ritornello. No, anzi, solo il ritornello. Giorno cazzeggiando per la città, vedo una cosa che proprio non va, un personaggio ha parcheggiato in sosta vietata, un'altra contravvenzione è stata stipulata, tutti che vanno e che non torneranno mai più. Esseri umani, mi viene da dire, da pensare che sono tutti, non solo pensiero per quei poveri esseri umani, mi viene da dire che tutti culani, vigili urbani, tutti culani, tutti culani. E poi nella stupidità della canzone c'è dietro tutta la storia che poi ha imperversato per anni me, la mia compagnia, i miriadi di ritiri patenti, e quindi era una sorta di presagio, perché a me ancora non l'avevano ritirata la patente, ma già avevi il sentore, forse me l'ero tirata. Sì. Però sì, insomma, era una sorta di provare a fare ironicamente quello che un po' facevano tutti i gruppi
di protesta al tempo, ma fondamentalmente in un modo diverso, perché mi sentivo molto a disagio a scrivere canzoni molto polemiche, esplicite tra virgolette, quindi ho sempre cercato di mettere dentro un po' di ironia, e poi ho sempre scritto fondamentalmente un po' quello che erano le mie sensazioni, cioè anche nel primo disco, anche più dopo, ci sono canzoni che mescolano magari quello che è la società o che era la società in quel momento e quello che ero io, ci sono un po' le sfighe sentimentali e insomma c'è un po' di tutto, insomma. Però se adesso riascolto i pezzi dove sono più diretto, dico ma sfiga, cioè nel senso potevo dirle volendo anche diversamente quelle cose, con un pochettino più di, non dico intelligenza, però è anche vero che all'inizio, cioè è bello anche vedere, c'è un'evoluzione, la crescita, ecco, anche a livello di songwriting, insomma. Sì, sì. Fa sempre la sua porca figura. Sì, eh. E quindi sì, insomma, nasco e nasciamo come band, come gruppo punk. E la tua band che fine ha fatto, quella? Beh, la band nel 2013, in concomitanza con il fatto che io avevo in progetto di preparare e creare il mio primo disco, si scioglie, perché comunque l'ultimo disco che abbiamo fatto era un disco di cover molto bello, che ha dato a tutti l'evoluzione musicale della band, è stata un po' l'evoluzione musicale di ognuno di noi, ci ha dato la possibilità di aprirci un po' a 360 gradi, ma proprio perché era un disco di cover ha insomma determinato il fatto che non c'era più né la voglia né la forza di scrivere o creare qualcosa di nuovo a livello di band. Quindi abbiamo fatto il disco, che poi è uscito in versione vinile, che poi è uscito un live di quel disco, abbiamo fatto dei bei concerti, ci siamo divertiti, e però alla fine ci siamo anche guardati negli occhi e abbiamo detto: cosa vogliamo continuare a fare, concerti di questo tipo, vita natural durante, perché forza per non ce n'è, io volevo fare qualcosa al di fuori, e quindi ognuno ha preso la sua strada, il bassista Bruno mi ha seguito, io gli ho chiesto se voleva venire con me nella ipotetica, diciamo, versione live del mio progetto, gli altri due ragazzi hanno continuato a suonare con un altro progetto che tuttora è attivo, quindi bene o male ognuno ha continuato per la sua strada e tuttora siamo amici e frequentatori in maniera, insomma. E adesso parliamo del tuo ultimo disco, com'è nato? Me lo raccontavi prima ed è una storia veramente interessante. Sì, tutti quelli che mi conoscono a livello musicale sanno che non è la, diciamo, velocità e la mia dote artistica maggiore. Con i Solecismi abbiamo fatto 5 dischi in 10 anni, 2010, in 13 anni abbiamo fatto 5 dischi e una raccolta, e quindi un disco ogni 2 anni, che non è male come media, però fondamentalmente io sento che ho bisogno proprio del momento per scrivere, buttare giù delle cose, se no non mi viene. E tanto quanto è stato lungo il parto del primo disco, che ci è voluto quasi un lustro, quasi 5 anni, questo è nato senza che nessuno l'avesse programmato. La pandemia ci ha costretti a stare in casa, quindi da lì è nato. Ho ripreso in mano la chitarra, che comunque era un po' che non provavo a registrare qualcosa. Provo a registrare qualcosa, sento che il suono mi piace, chiedo venia ad un amico e collega a livello musicale, che è Michele Scaccaglia, che mi ha fatto da direttore artistico. E da lì, dalla fine di marzo a metà maggio, il disco è saltato fuori. Sono venute fuori queste 15 cover, alcune completamente sconvolte dall'originale, un po' com'è nel mio stile, alcune ho preferito mantenere
diciamo, la versione originale, un po' perché non avevo idea di come riarrangiarla, un po' perché ho ascoltato versioni di altri prima di me che non hanno, secondo me, centrato il bersaglio, e allora ho pensato fosse più anche umile rimanere, tipo, non so, dico un Dezz'amore, per intenderci, che è una canzone molto semplice, se vogliamo, anche che però, proprio perché secondo me funziona proprio in quella situazione, non so se avrebbe funzionato in un'altra versione. Poi ci sono cose anche molto strane, come ad esempio Ennio Morricone, che di certo non è famoso per le canzoni cantate, tant'è che è l'unica canzone strumentale, e quella è veramente stravolta, perché è un pezzo, si chiama L'Arena, un pezzo molto molto famoso, dove io mi permetto di cambiare proprio anche la scrittura del brano. Il brano ha un famoso fischio, è un pezzo che c'è sia in Kill Bill, nasce da un film di Corbucci, uno spaghetti western, e io l'ho proprio stravolta. Sentiamola allora. No, questa proprio non riesco a suonarla, è impossibile da suonare. Ah, okay. È una canzone che sicuramente probabilmente non eseguirò neanche mai dal vivo con nessuno, però è una canzone che secondo me ci sta, insomma, è un tributo il mio, cioè ci sono diversi artisti importanti all'interno del disco e spero di... E ogni canzone contrassegnata con dei simboli. Esatto, ogni canzone, l'idea poi malata è continuata ad ammalarsi sempre di più, e l'idea che sono riuscito a realizzare è stata quella di, oltre che creare anche le grafiche, una copertina molto semplice, però che poi si sviluppa all'interno del disco, e se, dato che non c'è una versione, diciamo, fisica del disco, lo si può vedere dalla mia pagina Bandcamp. Se uno clicca ogni canzone in canzone, esce fuori la copertina della canzone stessa, che ha un colore e un simbolo alchemico, che ha una sorta di legame con la canzone stessa e che segue un percorso. Il percorso, detto in maniera molto molto semplice, è dal bianco al nero per tornare al bianco, perché il disco parte con la copertina bianca e poi dal bianco si sporca, quindi diventa un azzurro, poi un verde, poi un giallo, poi un rosso, poi sempre più scura, fino a che a circa metà disco c'è una canzone che ha la copertina nera, che è un pezzo di Battisti peraltro, si chiama Il tempo di morire. Poi da lì è come se, insomma, è un po' il significato banalmente di tutte le cose, o della vita di tutti, o il cadere e rialzarsi, o la vita, che comunque muore una persona e c'è forse lo spazio per qualcun altro. Quindi dal nero le copertine successive sono sempre più chiare, finché non si arriva all'ultima canzone, che è un grigio pallido pallido, e se uno lo vuol vedere poi si torna alla copertina che è bianca e il percorso poi continua. Il disco è scaricabile gratuitamente dalla pagina Bandcamp, uno può lasciare un contributo se vuole, ma se no lo può scaricare tranquillamente e gratuitamente. Idem le copertine, perché è fatta per il grande appassionato nerd che vuole mettersi lì e stamparsele tutte e poi farsi una sorta di collage. Non credo che ci sarà mai uno che se la farà, però è fatto per. In ognuna ci sono i credits, quindi che canzone è, chi l'ha scritta, chi l'ha registrata, perché all'interno del disco in maniera più o meno clandestina sono comparsi alcuni colleghi sotto falso nome, si può dire, perché il disco non è semplicemente il mio disco, cioè Richie Rambert, ma è segnato come Richie Rambert and Tankery 2, che è il nome di quella band ipotetica che ho sempre voluto avere al mio fianco quando suonavo live. Poi per varie vicissitudini ho chiamato la band anche con altri nomi, e diciamo che la band ha dei componenti che hanno dei nomi fittizi, perché fondamentalmente è una band nella quale
può suonare chiunque, quindi non è detto che il chitarrista sia lo stesso un giorno o l'altro, quindi non ha molta importanza chi ci suona, l'importante è che poi alla fine il risultato salti fuori. È un po' come l'amico immaginario. Esatto, infatti i nomi nei credits, se uno starà attento, i nomi poi sono... è facilmente capibile che non sono nomi del tutto reali, perché insomma c'è... non svelo tutto perché sono sempre stato un amante dei dischi che mi piacevano andare a vedere se c'erano delle cose o dei segreti o delle robe che non vedevo, e quindi insomma lascio ai più interessati e ai più curiosi questa cosa. Allora ci chiudi questa intervista con la tua canzone preferita dell'ultimo disco? Allora, il brano riassume un po' il tutto. Questo brano qua è il pezzo, diciamo, più distante dal sound forse di tutto il disco, ed è quello che io avrei titolato come singolo se ancora esistessero i singoli, ed è un pezzo dei NoFX, che è un gruppo punk californiano degli anni 90. L'originale è una canzone velocissima, tipo una fucilata, e invece questa è la mia versione, che si chiama Linoleum. Sessions never mean anything to me, I'm not crazy, we're destined to. I've got a bat and a guitar and a dog named Bob, but this is off my floor. That's right, I've got my floor. So what? So what? So what I got? Bucket full of Kleenex and lid at home, everything important to me. Just as to fall right down to my leg. My close friend, Linoleum, supports my head, give me something to believe. That's me on the bedside, come and ascend, metal meter in my hand. More than a pocket full of change. That's me on the back, on the bus. That's me in a cell. That's me inside your head. That's me inside your head. Grazie. lo so, ti devi accontentare, se no sono io. Ma guarda, sono abituato, ci sono stati concerti dove forse mi applaudivo anche da solo. Ma è bello così, la musica è anche principalmente un amore proprio tra chi la suona e la musica stessa, e sono convinto che l'amore è principalmente dare, indipendentemente dal fatto che ti venga restituito il paritario che tu dai, quindi tu dai, che poi ti venga restituito qualcosa, se ti viene restituito meglio ancora, se no non sarebbe amore. No, ti sei divertito almeno. Esatto. Grazie Riccardo. Grazie a voi. Grazie mille. A tutti. E ti ascolteremo.